Un po' di rammarico, abbiamo lasciato questa mattina Trinidad per arrivare nella città di Santa Clara. Santa Clara è una città che dal punto di vista architettonico monumentale non mi attirava per nulla, ma non potevo non venire qui per il valore storico che la città ha avuto per quanto riguarda la storia della rivoluzione cubana. Forse la città più importante di tutta la rivoluzione cubana, perché qui è stata vittoriosa. Infatti le truppe di Che Guevara nel 1959 riuscirono a entrare in città con una serie di eventi che vi spiegherò dopo e a conquistare Santa Clara e a mettere definitivamente in fuga le truppe di Batista, e lo stesso Batista che scappò a Santo Domingo. Quella dove mi trovo adesso è la piazza principale della città di Santa Clara, una città che, come ripeto, non ha granché da offrire se non tutti i ricordi legati alla rivoluzione, a partire dall'hotel che oggi si chiama Santa Clara Libre. E ovviamente il nome dell'hotel è successivo alla rivoluzione. Ancora oggi nella facciata si possono vedere i fori di proiettile che sono stati sparati negli scontri fra le truppe di Batista e quelle di Che Guevara, ed sono stati lasciati appositamente. Il momento più importante di tutta la battaglia di Santa Clara avviene il 28 dicembre 1958 e riguarda questo treno qui che vedete dietro di me. Questi vagoni sono tutti originali oltretutto dell'epoca, sono stati ricollocati qui perché lungo quella via passava la ferrovia. E cosa è successo? Ve la faccio molto breve. Praticamente quando Batista cominciò a capire che la guerra stava andando prendendo una bruttissima piega, decise di tentare il tutto per tutto inviando un enorme contingente militare di quasi 500 soldati in direzione orientale di Cuba, quindi verso Santiago de Cuba, perché sapeva che Fidel Castro e i suoi guerriglieri e il cuore della guerriglia stavano nella Sierra Maestra e in quella zona del paese. Quindi decise di mandare un enorme contingente per cercare di recuperare la situazione, e per tale motivo attrezzò questo treno blindandolo con delle lamiere e dei sacchi di sabbia per evitare che fosse assaltato durante il tragitto, e lo rese praticamente inassaltabile. Ma il treno doveva passare da Santa Clara. Il fatto che il treno sarebbe passato e che era diretto ad Oriente venne fu una comunicazione che giunse al CE, che era, si trovava a Santa Clara, asserragliato nell'università, e quindi elaborò un piano per distruggere il treno e fare in modo che non raggiungesse mai destinazione. Per tale motivo riuscì a requisire un caterpillar, cioè un trattore, e intercettò il treno andando a sbattere con forza contro la locomotiva e facendolo deragliare. In questo modo trovò un accordo con il generale che guidava il treno e, senza spargimenti di sangue, gli uomini dell'esercito si arresero, lasciarono le armi e tornarono a L'Avana. Questo evento, che sembra così piccolo, io ve l'ho fatta molto breve, ma in realtà è molto più complesso, molto più complicato, ma in poche parole fu quello, e fu l'evento determinante che portò alla vittoria definitiva della rivoluzione a Cuba. Il motivo principale per venire ovviamente a Santa Clara è senza ombra di dubbio il monumento al Che. Questo è stato eretto nel 1987. Perché nel 1987 e non prima? In quell'anno venne ritrovata una fossa comune in Bolivia che si dice fosse appartenuta ai 17 diciamo cubani uccisi nel tentativo di liberare la Bolivia. Tra questi anche il corpo di Che Guevara. Perché uso questo tono, ragazzi? Perché purtroppo non ci sono evidenze storico-scientifiche che quello sia davvero il corpo del Che. O meglio, qui a Cuba lo danno per certo, e anche in Argentina in realtà, ma ci sono dei motivi per cui si può in qualche modo avere il dubbio che lo sia. È un po' lunga da spiegare, ma per farla breve, il fatto è che il corpo del Che venne deturpato dopo la sua morte. Gli venne mozzata una mano successivamente per dare la prova dell'esame sia del DNA che delle impronte digitali che lui era stato ucciso.
Nella fossa comune è stata ritrovata un cadavere senza mano. In realtà, per essere precisi, il cadavere non fu trovato dentro la fossa comune, ma fu trovato a poche centinaia di metri. E stando ai boliviani che vivevano nella zona da tanto tempo, dicevano che loro anni addietro, nel famoso 67, avevano visto che qualcuno aveva sepolto un corpo, diciamo, diverso, senza mano, lontano da quello degli altri 17. Questo ha portato a supporre che questi corpi che hanno ritrovato, oltre ad essere i martiri cubani, tra quelli ci fosse anche il corpo del Che Guevara. Però di fatto non c'è una prova assoluta. Fatto sta che Fidel Castro, nel momento in cui riportò qui il cadavere, decise di costruire il mausoleo a Che Guevara, che è quello che vedete dietro di me, con alle spalle la tomba in cui ci sono le lapidi dei 17 martiri cubani morti in Bolivia e ovviamente la tomba del Che. Quindi andiamo a dare un'occhiata.